Il sottoscrivo 120 Cosiddetto Comune del Pordenone, facendo parte del Comune Funzionale della Stazione, ha permesso che in data 6/2/2009 si tenga presso la Casa del Popolo di Toro Convegno Regionista sulla Foite, costituito da Casa del Popolo di Toro, il convegno viene presentato in questo modo: Popolo di Regionismo Storico, Foite, Repubblica di Regionismo di Stato e anche Presidente della Repubblica. Anche il convegno, poi, in realtà, con Claudia Cerigoi, precedentrice storica, Alexandre Polito, storico della sezione Storia della Biblioteca Nazionale Slovena degli Studi di Trieste, introduce Massimo Pino. L'attore viene usato per la regione, per le esigenze politiche attuali. Si tratta di una campagna di intossicazione delle coscienze con riscritture, reinterpretazioni e falsità belle e buone, funzionali, da una parte alla mobilizzazione giornalista, alla diffusione di stereotipi, sciovinisti, razzisti, assoluti ormai anche da una parte del centro politico di sinistra, dall'altra alla criminalizzazione di chi oggi non si spiega alle compatibilità del sistema capitalista. Tale campagna si concretizza anche nella legittimazione dei fascisti odierni che diventano portatori di un'ideologia come altre. Un'ideologia dell'ordine, della sicurezza autoritaria, fatta proprio da buona parte del centro politico autodefinito democratico. In questi anni molti si sono resi conto del significato della giornata del ricordo e molti sono stati iniziative per combattere questa campagna di intossicazione. È però necessario che combattere con maggiore efficacia, meno le forze e le conoscenze. Questo convegno vuole essere contributo in tal senso non solo per rinunciare e guardare dei bisogni che vengono propagandati, ma anche per fare un passo avanti per le preparazioni della sua interessa nella nostra storia. Aderiscono all'iniziativa a Casa del Popolo del Toro, Circolo Arcettino e Bertini, Montereale, Macellina, Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, Circolo Giuno Giovanni Corredoni, Giovanni Comunisti di Corredoni, Collettivo Comunista Verbo 3, Vento Orientale e Cortino per questo Spartaco. Parlo che la struttura abbia istituito negli anni i contributi da parte dell'amministrazione comunale anche per l'organizzazione di eventi di carattere storico. È pervenuto da parte dell'amministrazione comunale e invito per l'incontro di memoria delle vittime delle foibe e delle leggi di Giuliano D'Asso, dal titolo Non basta ricordare, bisogna conoscerlo per comprendere, il risvolto di atto di una tragedia europea del 1947 che considera sabato settimanale di una regione che si possono ormai a fare così, che pare essere di senso direttamente in senso di vedere già opposto al convegno comunitario presso la città. Tutto ciò premesso, sul questione del consigliere comunale del gruppo consigliere di Alleanza Nazionale Interna, il sindaco e l'assessore competente per conoscere se risponda al vero che tale struttura o organizzazione ha usufruito dei contributi pubblici per l'erogazione di convegni di carattere storico e da quanto contro stato il finanziamento. Se tali finanziamenti siano stati erogati anche per l'organizzazione del convegno di storico 6/2/2009 e se tale convegno sia in linea con il pensiero dell'amministrazione sulla tragedia del Covid che deve iniziare all'anno. Francesco Di Vento, l'ho preso il controllo consigliere di Alleanza Nazionale. La risposta